Beh, stiamo lavorando su delle domande, quindi la mia domanda che più penso è quanto ti senti libera di esprimerti. Io sono Emilia Pardi di Push. Oggi insieme alle ragazze e ai ragazzi di Radical C abbiamo portato avanti il laboratorio Visioning e Designing, in cui abbiamo riflettuto su quali saranno le funzioni e le attività all'interno dello spazio di Radical C, e insieme abbiamo progettato una campagna di poster art per comunicare alla città di Favara l'idea chiave del progetto Radical C, ovvero l'uguaglianza di genere e l'empowerment femminile. Quello che dobbiamo pensare è una domanda che qui è definita copy. Il copy nel gergo della comunicazione è appunto quella frase che suscita un'azione. Il copy può essere anche il testo di un post di Facebook, viene chiamato copy, può essere la bozza di un articolo di giornale, così come il messaggio di una campagna pubblicitaria. Mentre per quanto riguarda l'illustrazione, quello che vi suggerisco è di pensare prima alla domanda, quindi che domanda vogliamo porre appunto alle persone che abbiamo detto, che abbiamo in mente o anche a noi stessi, e proviamo poi a schizzare un concetto. Con che occhi stai guardando? E abbiamo raffigurato quest'uomo che guarda queste varie tipe di persone. E appunto, cioè, sta a indicare come ti senti tu giudicato nella tua città, sia nello stile che magari appunto nel come ti vesti. La tua città ti fa sentire abbastanza? Abbiamo pensato a questa domanda perché molto spesso capita che la città in cui si vive si mostra opprimente, quindi molto spesso non c'è possibilità di esprimere il proprio modo di essere. Quindi secondo noi è una domanda davvero importante da fare, soprattutto ai ragazzi più giovani. L'idea è quella che lo spazio che si è costruito all'interno dei sette cortili possa essere un punto di riferimento per le giovani donne e per le ragazze di Favara, in realtà le donne di tutta l'età, in cui possono ritrovarsi per svolgere le attività che più gli piacciono, ma anche confrontarsi anche a livello intergenerazionale su diverse tematiche, oppure semplicemente divertirsi, organizzare dei momenti di svago aperti all'intera città di Favara.